Amici di Top Off Gaming, nel mondo non esistono solamente Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e magari le altre console che bene conosciamo, ma in giro per il mondo ce ne sono molte altre, in particolar modo in Cina. Volete scoprire le console che in pochi hanno provato e che in pochissimi conoscevano? E allora state pronti con i vostri like, le vostre iscrizioni e soprattutto godetevi il video. E partiamo subito con una bellissima carrellata di cloni, tra cui troviamo Phony, un pad praticamente identico a quello di PlayStation 3, ma assolutamente ignobile dal punto di vista della qualità. Poi troviamo il Game Child, che è praticamente la copia sputata del primissimo Game Boy. Per poi arrivare alla Wii Wii, che naturalmente della grande console Nintendo Wii non ha assolutamente nessuna parentela. E adesso, per tutti quelli che vogliono un clone di PSP o PlayStation Vita, ecco la PCP Station. E come andrà questa console? Beh, ve lo dico subito, al suo interno non c'è neppure un sistema Android, ma bensì un vecchissimo pannello di quei videogiochi che trovavate nel detersivo. C'è un wallpaper di fondo e poi i giocatori si accendono e si spengono in base a dove muovete questo fantastico oggettino. E chi nella sua vita non ha mai desiderato di avere una console clone di Xbox One con un sistema Android al suo interno? Ebbene, se la volete, ecco a voi Obox Online. Del punto di vista puramente estetico non c'è nulla da dire e anzi vi dirò di più, al suo interno troverete un hard disk da 4 terabyte. Ma per quanto riguarda robustezza, giocabilità e soprattutto qualità, ecco che iniziamo a non essere proprio ai massimi livelli. E adesso guardate bene questa immagine. Lo vedete chi ce l'ha in alto? Ma è Mario! E Mario su una console EQ. Questa console, per quanto tarocca e scarsa qualità, è uscita con il beneplacito della grande N. Sì, amici, avete capito bene. La stessa Nintendo ha permesso la pubblicazione di questa console e soprattutto gli ha permesso di utilizzare i suoi giochi all'interno. Questa console è uscita solamente negli store cinesi e, udite udite, neppure lì ha avuto successo. E adesso passiamo a un oggettino di qualità che, come vedete, dovrebbe imitare in tutto e per tutto Nintendo Switch, solamente che in Cina si chiama Morpheus X300. Una console che, non c'è neanche bisogno di dirlo, non è neanche lontanamente simile a Nintendo Switch e soprattutto al suo interno ha un sistema Android. E per finire anche un bel clone del Kinect. Vi presento, amici, IDonQ. E quasi esattamente come faceva la potentissima periferica di Xbox, questo titolo vi permette di poter giocare liberamente, senza joystick. C'è solamente una piccola, grande differenza. Il software non è così avanzato come quello che usava Microsoft e soprattutto non è esattamente un oggettino di qualità. E voi, amici, quali console cinesi comprereste? Beh, scrivete, commentate e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!